serata? È straordinaria a dir poco, bellissima. È buonissima. I piatti? I piatti sono straordinari. Saporiti e i peperoni di Senise, IGP, sono i migliori al mondo. Ma bisogna assaggiarli però. Ciao Luca, a Brescia, non sbaglio? Io vivo a Brescia, ma sono di Senise. Ah. Però i peperoni di Senise sono i migliori al mondo. La corteccia è sottile, ma è buono e saporito. Allora, viva Ustritru Zafaran! Viva Ustritru Zafaran, giusto! Zafaran! Molto buono, squisito. Grandi. Anche quest'anno uno strepitoso successo ha fatto registrare la manifestazione dei Ustritru Zafaran, giunta alla 10ª edizione. L'evento, nato per sensibilizzare l'opinione pubblica alla ripopolazione dei centri storici, anno dopo anno è riuscito a polarizzare l'attenzione dei senisesi e della gran parte dei comuni dell'area della Basilicata, ritagliandosi una grossa fetta nello scenario estivo. L'evento è stato organizzato dall'associazione Assa con la collaborazione dell'amministrazione comunale e il patrocinio della provincia di Potenza, del Parco Nazionale del Pollino, della Cittadella del Sapere, dell'Alsia, dell'Università Popolare del Pollino e della Siritide.it. Nella prima giornata protagonisti sono stati i bambini, con lo strittulo dei bambini appunto. I più piccoli hanno trovato una serie di iniziative con animazioni, giochi gonfiabili, laboratori artistici e il teatrino dei puppets, vivendo momenti di gioco e divertimento. Il centro storico è diventato una grande bottega artistica. Prima con un laboratorio di manipolazione a cura dell'associazione Peter Pan in largo Chiesa Madre. Poi con Casa in Viaggio, una mostra dell'associazione La Luna al Guinzaglio. Che adesso ci vuole un ballo. Balla! Il ballo dell'estate di una donna. Balza! Pronti con i buchi! All'altro, vai! Uno, due! Via, Anzetta! Gustavo di Maio. Prendo i buchi, eh! La seconda giornata è stata caratterizzata dal laboratorio delle case in viaggio a cura dell'associazione Arte Pollino e a seguire in corso Garibaldi il concorso dei ristoratori a cui hanno partecipato le Macine, il Calicantus per Senise e il Salice Torre Vecchia per Mezzana di San Severino Lucano. Tutti e quattro hanno proposto piatti gustosi a base di peperone IGP di Senise e vino locale. E dopo la degustazione, la palma del vincitore è andata al Calicantus con il suo peperoni, salsiccia e uova. Grazie ad Antonella. 9, 10, 10, 10, 10. Ustritru Zafaran, 10ª edizione, premio vincitore, 2ª edizione, gara della cucina. Un applauso. Andiamo alla quota. A conclusione della giornata, in piazza Vittorio Emanuele, si è svolta l'8ª edizione dei giochi popolari a Rioni, con i timponi, San Pietro, Centro Storico, Fontanelle e Rotalupo. La vittoria finale è andata al Rione San Pietro, che ritorna a vincere dopo 2 anni di attesa. 2-17! Ce la faremo fino alla fine. Ma l'ultimo posto è che si vince. La cucchiara. Pure vince il primo gioco. No. Ce la farete? Me lo dopo di no. Yes, sir.
Regina della manifestazione è stata la terza giornata. Per l'occasione gli organizzatori hanno allestito degli stand in piazza Municipio, dove i visitatori hanno potuto gustare e consumare piatti a base di pasta e peperoni di Senise. Molte persone si sono riversate lungo il corso e presso gli stand. Le presenze hanno riguardato visitatori provenienti dalla costa ionica, ma anche da Potenza, da Matera, da Roma, Milano, Torino e anche dalla Spagna. La sagra, durata nel complesso circa un'ora e mezza, ha fatto contare oltre 1200 piatti distribuiti. Intorno alle 22, tutti in piazza per assistere alla gara dell'inserta dei peperoni.
In palio l'ago d'oro del peso di circa 2 grammi, che è andato alla signora Maria Salomone. Ago d'argento alla signora Maria Carbone per la tecnica e la forma dell'inserta di peperoni. La vincitrice delle passate edizioni, la signora Cornelia Policicchio, si è classificata terza. Ospite della serata, legatissima al proprio paese e alle tradizioni che lo accompagnano, è stato il giudice Silvano Arbia, che con piacere è salita sul palco assieme al sindaco e alla giuria, composta dall'assessore comunale all'agricoltura Giuseppe Uccelli, dal produttore di peperoni Giuseppe Pennella e da Domenico Cerbino dell'Alsia, al momento della premiazione della gara delle serte. Piatto forte della serata è stato il concerto degli Stamanera, gruppo folk di Terranova di Pollino, che in una piazza gremita con le loro canzoni ha deliziato il pubblico presente. Siamo arrivati alla 10ª edizione dello Street Ruzzafarana, 10 anni di successi, 10 anni di emozioni, 10 anni di divertimento. Abbiamo cercato in questi 10 anni di valorizzare il centro storico attraverso il peperone. Abbiamo fatto di più, creando un feeling tra i senisesi doc e le persone che vengono da fuori che per una sera si sentono senisesi. C'è da ringraziare qualcuno? Sì, ringrazio i produttori che hanno reso possibile questa manifestazione regalando il prodotto, l'amministrazione comunale, in particolar modo il sindaco, gli sponsor, in modo particolare l'Auxilium, la preside delle scuole medie di Senise, tutte le persone che ci hanno aiutato nello svolgere la manifestazione, in modo particolare gli Assini, e poi ringrazio tutti gli enti che hanno contribuito, hanno collaborato alla manifestazione. L'ultima, la sera della sagra, il pienone di persone che provenivano da tutta la Basilicata, ma da moltissime parti d'Italia, addirittura dalla Spagna. In effetti nella prima ora e mezza abbiamo distribuito circa 1200 piatti, la maggior parte erano di fuori paese, come dicevi tu, è stato un grande successo, anche perché ogni anno abbiamo cercato di arricchire sempre di più lo strittulo, come quest'anno sono arrivati questo bellissimo gruppo di Stamanera che ci ha allietato della sua musica nonostante i problemi tecnici.